Una grande esperienza in politica, due mandati da sindaco di Pesaro e poi la nuova avventura nel Parlamento europeo. Grande successo per Matteo Ricci, l'ex sindaco candidato del Partito Democratico per le Europee 2024, raccoglie grandi consensi con 102.000 voti. È stato un lunedì dalle mille emozioni per Matteo Ricci, che a notte fonda ha seguito i primi risultati delle Europee con Daniele Vimini, Marco Perugini e altri colleghi. Nel pomeriggio tappa nella sede di Andrea Biancani per lo spoglio delle amministrative. Per Matteo Ricci un risultato notevole con oltre 50.000 preferenze nelle Marche, altrettante tra Toscana, Umbria e Lazio. Questa sfida somigliava alla scalata dell'Everest, poi gli ultimi giorni avevo visto la vetta, ci ho sperato, ci ho creduto, devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto nelle Marche innanzitutto, perché 52.000 preferenze sono una cosa incredibile, e poi a Roma Bettini, Mancini, Morassut, sindaco Gualtieri, tutti quelli che mi hanno aiutato a Roma a ottenere il resto del risultato. Siamo ovviamente molto contenti e soprattutto sono molto contento per il risultato di Biancani. Un successo importante, dice Ricci, da cui inizia la nostra riscossa. L'ex sindaco di Pesaro ha parlato della necessità di tornare protagonisti in Europa e nelle Marche. Tra i delusi dei risultati delle urne delle europee, Mirko Carloni, il candidato della Lega, non volerà Bruxelles, ma può festeggiare per il consenso personale ottenuto a Fano con 2.856 voti e per il risultato eccezionale della Lega Fano, che con il 16,21% è un unicum nazionale. Tra i candidati che non ce l'hanno fatta c'è anche il sindaco uscente di Fano, Massimo Seri, candidato nella circoscrizione Centro Operazione. Non posso che ringraziare le tante cittadine e tanti cittadini fanesi che hanno espresso la fiducia nei miei confronti, perché a Fano il risultato finale è di circa il 9%, ma in realtà è superiore perché quasi 2 punti mi sono stati annullati per errori nell'espressione della preferenza nel mio nome in simboli diversi dal mio. Quindi in realtà era oltre il 10% e penso che dopo 10 anni da sindaco è un riconoscimento importante ad una persona, perché da solo aver portato il 10%, se guardiamo la concorrenza che c'era nel territorio e le risorse e gli strumenti messi in campo rispetto ai miei, che erano semplicissimi e modesti, è un grandissimo risultato, per cui veramente mi sento di ringraziare tutti quanti per questo grande risultato. Poi ahimè il quorum nazionale non è stato raggiunto, ma quello sono altre dinamiche. Per quello che riguarda il nostro territorio, la nostra città, è stata per me anche questa una grande soddisfazione.